Hi and welcome to We Like Volvera. Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il mini ripasso di inglese a cura dell'Uni3. Io sono Silvano Perti e sono felice di potervi contattare, almeno in via telematica, tutte le settimane. Spero che stiate tutti bene. E ricordiamo velocemente da dove eravamo, a dove avevamo lasciato il ripasso la scorsa settimana. Allora, avevamo accennato, se vi ricordate, al tema dei colori in inglese, affrontando questo punto per quanto riguarda i colori principali. Allora, i colori principali possono essere utili in tante occasioni per esempio, quando dobbiamo fare degli acquisti, ci dedichiamo allo shopping, quando potremmo farlo in maniera non più solo telematica, online, per indicare quelle che sono le tonalità principali. E quindi abbiamo parlato del pink, del blu, del light blu, che è l'azzurro, e così via. Per quanto riguarda invece altre cose che sono è importante padroneggiare, e i colori sono una di queste cose, di questi piccoli mattoncini che tutti insieme ci permetteranno di costruire un qualcosa di utile, uno strumento utile per la nostra esperienza di vita quotidiana, almeno quando ci capiterà di colloquiare con persone di madrelingua inglese, oppure di utilizzare l'inglese come uno strumento utile per farsi comprendere o comunque per cercare di non rimanere così bloccati in alcune situazioni, quando siamo magari all'estero, i colori sono appunto una di quelle cose che dovremmo ricordare. Bene. Una delle cose che occorre accennare ora sono i numeri. Ecco, i numeri quindi ci permettono di costruire anche questi come i colori delle frasi magari un po' più complesse, o comunque di tradurre certe nostre necessità in una conversazione comprensibile. Partiamo per esempio dai cosiddetti numeri cardinali, quindi proprio dallo 0, dall'1, 2, 3, eccetera. Bene, come sempre utilizziamo un sistema un po' rudimentale nell'attesa di poter magari contare su qualcosa di più tecnologico, utilizzando questi che si chiamano sheets, fogli. In questo caso a sheet of paper. Bene, il primo numero è lo 0. Che in inglese è chiamato zero. Ci può essere utile in tante occasioni, anche per esempio per chiedere qual è la temperatura in una stanza, magari in una stanza d'albergo. Per esempio potremmo parlare di 10 gradi above o below zero, magari non in una stanza d'albergo, piuttosto in un frigorifero, però comunque 10 gradi sopra o sotto lo zero. Bene, poi abbiamo, partendo come sempre conviene fare dall'inizio, abbiamo il numero 1. Ecco, possiamo prendere nota. 1 è 1. Il numero 2 sarà 2, numero 2. Per esempio, 2 pence, 2
pen. One pen, two pens. Proseguiamo con il numero 3. Possiamo magari prendere nota. Number 3. 3. 3. Ecco, ricordiamoci che qui è presente un cosiddetto dittongo, cioè un insieme di due lettere, la T e la H, TH, che si pronunciano in un modo particolare che in italiano non riscontriamo. Se ci ricordiamo, T più H, T plus H, viene pronunciato con un suono che ricorda una S un po' sonora, TH, che si ottiene appoggiando, come abbiamo detto nei colloqui precedenti, la lingua, la punta della lingua all'arcata superiore dentale, quindi il TH sonoro. Quindi, 3 sarà il numero 3 e si scrive così, THREE. THREE. Poi, scusate, arriviamo al numero 4. Il numero 4 sarà 4, number 4, 4 pens, 4 chairs, 4 sedie, eccetera. Proseguiamo con il numero 5. Il numero 5, ovvero 5. Numero 5. Proseguiamo anche più speditamente con il 6. Che in inglese è number 6, e si scrive così, S-I-X, 6. Poi abbiamo il numero 7. Il numero 7 è 7. Ecco, vi chiedo scusa, mi sono accorto di una cosa. Per abitudine, il 7 io lo scrivo con il trattino orizzontale. Normalmente, più o meno, non l'ho scritto molto bene, normalmente scrivendo utilizzando una grafia in corsivo, in inglese il trattino non c'è, viene scritto in questo modo. Quindi ci possiamo abituare, se dobbiamo scrivere il numero 7, a scriverlo in questo modo. Gli inglesi, non vi so dire perché, non utilizzano, come facciamo normalmente noi, il trattino orizzontale tagliando a metà il numero 7, la cifra 7, ma è scritto così, più o meno. Vi chiedo scusa, non l'ho scritto molto bene, ma comunque ci siamo capiti. Il 7 senza il trattino. Quindi siamo arrivati a 7. Abbiamo poi il numero 8, che sarà in inglese 8. Ci ricordiamo la pronuncia 8, number 8. Il 9 sarà 9, un po' come in tedesco si può dire no, 9. E arriviamo a 10. Nessun problema, non abbiamo naturalmente intenzione di arrivare fino al milionesimo numero, ma la prima decina è utile per, diciamo, costruire
costruire il, diciamo, la serie dei numeri cardinali in questo caso. Il 10 è 10. E poi c'è una serie di altre combinazioni, o per meglio dire, oltre la prima decina, quindi se avete preso nota, ma comunque ritorneremo su questo punto anche più avanti, siamo arrivati al number 10. Dopo il numero 10 abbiamo 11. E 11 è il numero Eleven, scritto così, eleven. Poi abbiamo il 12 che sarà scritto in questo modo, spero che sia leggibile, numero 12, number 12, scritto in questo modo, T-W-E-L-V-E, 12. Il numero 13 con il numero 13 siamo leggermente più, come dire, agevolati nella composizione delle serie numeriche. Perché? Perché abbiamo almeno in radice il numero 3. Vi ricordate? 3. In questo caso il numero 13 è 13, che utilizza, e qui lo incontriamo per la prima volta, una desinenza che è teen, questa. T-double-E-N, teen. Ecco, questo mi dà, diciamo, lo spunto per parlare di due punti interessanti. Teen, questa desinenza che viene aggiunta al, diciamo, al numero per formare i numeri oltre la decina, serve per costruire in maniera più, come dire, semplice i numeri che noi incontriamo a partire dal numero 13. E quindi abbiamo il 14, noi ci ricordiamo che il 4, number 4, number 4, e quindi non il 4, ma il numero 14 sarà quindi 4 più quella desinenza che abbiamo detto che serve per costruire i numeri dal 13 al, in questo caso ve lo dico, al 19. E quindi abbiamo 14, 4, numero 4 più teen, e quindi 14, e così via. C'è qualche particolarità però, per esempio, per il numero 15, che non utilizzerà così semplicemente il number 5, ma subisce una variazione ortografica, e quindi sarà fifteen, sempre con questa desinenza finale, teen, il numero 15 sarà 15. Però le differenze si fermano qui, perché abbiamo poi il numero 16, e quindi utilizziamo number 6, che sarà quindi 6 più 10.
team. Quindi, number, numero 16, sarà number 16. 16. Per arrivare poi a numero 17, cioè, vi ricordate, il numero 7 era 17. Poi abbiamo il numero 18, ci ricordiamo che il numero 8 era 8, e quindi sarà il numero 18. Scusate, mi rendo conto che forse non è perfettamente leggibile questa serie di righe da un foglio di carta, però la costruzione è questa: numero 18, 18. Potremmo dire, lo studieremo anche più avanti, lo ripasseremo più avanti, I am, non io, magari, io ho 18 anni, I am 18, ho 18 anni. In questo caso 18 viene scritto 18. Stiamo per arrivare alla fine di questa serie numerica con il numero 19, esattamente come con la costruzione della serie precedente, sarà quindi utilizzeremo quindi il numero 9, che ci ricordiamo è 9, ricordiamoci il no tedesco, per esempio, sarà 19. Adesso prenderò un altro foglio. 19. Ecco. Stop. Qui siamo arrivati alla fine di questa serie, cioè siamo arrivati alla conclusione della seconda decina, il secondo gruppo di 10 numeri, dei numeri cardinali, cioè quelli che sono 1, 2, 3, 4, 5, utilizzando questa desinenza teen. Il numero 20 è del tutto diverso. Questo mi dà anche l'occasione per accennare ad una particolarità che sicuramente voi avrete già magari sentito. E vi chiedo a questo punto di pensare e di spiegarmi, ovvio non possiamo interagire, però lo vedremo fra pochi secondi, perché gli adolescenti, quindi quei ragazzi che non sono più bimbi ma non sono ancora neanche adulti, vengono chiamati nel mondo anglosassone i teenagers, teen più agers. Allora, qui dobbiamo aprire una parentesi. Age, scritto A-G-E, vuol dire età. Una domanda che potremmo rivolgere o sentirci rivolgere potrebbe essere: what is your age? Qual è la tua età? Oppure how old are you? Vedremo poi più avanti quali sono le differenze. Però in questo caso, nel primo caso, what's your age? Mi permette di spiegare perché gli adolescenti vengono chiamati teenagers. L'avete già sicuramente intuito. Sono, potremmo dire, usando una traduzione molto rozza,
quelli che hanno l'età che finisce per teen. E quali sono le persone che hanno un'età che finisce per teen? Semplice, quelli che hanno un'età che va dai, ci ricordiamo, dai 13 anni, 13, all'età che arriva fino a 19, 19. È una suddivisione fatta in modo un po' così schematico, un po' con l'accetta. Però ci rendiamo conto che chi ha un'età che rientra in questa fascia dai 13 ai 19 anni è un adolescente, cioè quelli che hanno l'età sono i teenagers, quelli la cui età va dai 13 ai 19 anni. In teoria dai 20 anni in poi si può, diciamo, a ragion veduta dire che si è entrati nel mondo degli adulti. Non è sempre così ovviamente, però almeno abbiamo abbandonato quell'età in cui si è considerati adolescenti. Bene, le cose proseguono naturalmente. Adesso, come vi ho detto, non ho assolutamente intenzione, né potrei farlo nel poco tempo che abbiamo, però abbiamo finito quello che è il ripasso delle serie numeriche, imparando quali sono gli strumenti mattoncini che ci permettono di cavarcela da soli costruendo dei numeri a nostro piacimento. Resta ancora da dire qual è il numero che conclude la seconda serie, cioè la seconda decina, cioè il numero 20. Il numero 20 non utilizza più, come nel numero immediatamente precedente, cioè il 19, la desinenza, il suffisso teen, ma il numero 20 è venti e venti. Allora, adesso mi direte come fare poi, naturalmente i numeri non finiscono qui, come fare per proseguire, andare oltre? Semplicissimo. Noi, per esempio, immaginiamo di dover scrivere 21. Come lo costruiremo il 21? Semplice, ricordandoci come è composto. Il 21 non è altro che 20 più 1, e quindi sarà 21. Ricordiamoci soltanto che se noi lo scriviamo non usando le cifre, cifre in inglese sono digits, quindi se noi non utilizziamo la scrittura in digits, dovremo scriverlo per esteso, e quindi scriveremo il numero 21 in lettere scrivendolo esattamente così: 20 trattino bracket trattino 1 21. A questo punto avrete già sicuramente intuito che il gioco è fatto, perché se 21 è 21, 22 sarà 22, 23 sarà 23, e così via, fino ad arrivare a 29, e qui ci fermiamo, siamo alla fine della terza decina. Quale sarà il numero 30? Semplicissimo. Sarà 30, ed è il numero 30.
da qui si riparte con il metodo che già conosciamo avendo visto la seconda decina. Quindi 31 sarà 31, 30-1, 30-1. Allora, in questo caso continuiamo così fino ad arrivare a 39. Allora, qui ci ricordiamo soltanto di separare con quel trattino score il trattino tra il numero e della prima decina e il numero, i numeri cardinali che servono per costruire la serie numerica fino alla decina successiva. A questo punto cosa ci resta da fare? Ci resta semplicemente da fare che ricordarci quali sono i primi numeri delle decine successive. Quindi 31, 2, eccetera, arriviamo a 40, il quale sarà semplicemente 40. Ricordandoci un po' che il numero 4 è fo, in questo caso 40. Ecco, mi permetto di ricordare, di accennare a un particolare. Ho detto 40. La differenza con 14 è minima, ma se noi diciamo 40 intendiamo 40. Se diciamo 14 intendiamo 14. Ecco, questo è un particolare non di poco conto. Perché? Perché teniamo presente che se noi chiediamo qual è il prezzo di un certo articolo, per esempio se noi siamo in una libreria, in un bookshop, letteralmente un negozio di libri, un conto è pagare questo libro 14, vabbè adesso probabilmente è un po' caro, comunque 14 pounds, 14 sterline. Un conto è pagarne 40 perché abbiamo equivocato 14 con 40 e basta, 40. Quindi 40 sterline non sono sicuramente 14 pounds, cioè 14. Ecco, i numeri che corrispondono alle decine proseguono naturalmente con 50. E 50, anche per assonanza, ci ricorda un po' il numero 5, il numero 5. Quindi 50 sarà 50, e quindi ovviamente 51, 52, 53, 54, eccetera, eccetera, fino ad arrivare al numero 60. Il numero 60 sarà ovviamente 60, ricordiamoci, 60 e non teen, 60, quindi 61, eccetera, eccetera. Abbiamo poi il numero 70, che sarà anche qui costruito utilizzando l'ordinale, il cardinale 7, cioè 70, e poi 71, 72, eccetera, eccetera. Ci stiamo avvicinando velocemente alla costruzione della serie che termina con un centinaio, con il 100, e abbiamo il numero 80. 80 sarà costruito anche questo ricorrendo al numero 8, il quale sarà nient'altro che 80. Quindi capite bene che è importante
ricordarci qual è la pronuncia, perché un conto è pagare 8, un conto è pagare 18, un conto è pagare 80. E quindi è importante, qui vediamo l'utilità di utilizzare queste piccole, come potremmo dire, queste piccole perle di inglese che stiamo ricordando in maniera molto semplice, stiamo ripassando, nella vita di tutti i giorni, nella everyday life. Perché? Perché ci permettono di districarci molto agevolmente in quelli che possono essere i piccoli problemi della vita che appunto riscontriamo tutti i giorni. Siamo arrivati a 80, naturalmente, passando per 81, 2, 3, eccetera, arriveremo a 90. Anche qui, molto semplicemente, 90 viene costruito con 90. 90. Stop. Non 19. 90. Quindi ascoltiamo bene quando ci viene, diciamo, indicato qualcosa, che sia il prezzo, che sia magari, che so, la distanza in chilometri, quello che volete voi, perché la differenza è fondamentale tra il teen e il T. Quindi 90 non è 19, ma è 90, e poi 91, 92, eccetera, eccetera. A questo punto la domanda, come diceva un personaggio televisivo di qualche anno fa, che ricordiamo con simpatia, la domanda sorge spontanea. Cosa succede quando arriviamo al primo capolinea del numero 100? Niente di più semplice. Noi diciamo 100, quindi 1, 0, 0 è 100. Gli inglesi no, gli inglesi dicono che siamo arrivati ad un centinaio, cioè 100. Scusate, lo scrivo meglio. One hundred. One hundred. Quindi, da lì si riparte da capo. 101, 2, eccetera, eccetera. A questo punto le cose vanno molto più velocemente. Ricordiamoci, come avevo detto, ricordato le volte precedenti, è importante entrare, cioè, o meglio, fare proprio quello che è il punto di vista di una persona che sia di madrelingua inglese. Noi non possiamo tradurre 100 come lo tradurremo noi, 100 e basta, ma noi pensiamo, cioè l'inglese pensa a 100 come a un centinaio. Se noi proseguiamo e dobbiamo poi costruire il numero 1000, anche qui il discorso non cambia. Non sarà 1000, non esiste 1000 in inglese, esiste invece un migliaio. E quindi sarà 1000. Quindi, 100, ecco, ricordiamoci ancora, facciamo un passo indietro, non è 100, è 100. Perché? Perché c'è la H, la H aspirata, la regola generale, quindi 100, centinaio. 1000, con questo dittongo TH che viene, diciamo, pronunciato in quel modo che vi avevo già detto, quindi con appoggiando la lingua all'arcata superiore, quindi 1000, quindi un migliaio, e poi così via, fino ad arrivare, per esempio, e in questo modo, costruendo i numeri in questo modo, abbiamo un po' la strada facilitata, perché ovviamente voi,
sicuramente avete già intuito che, per esempio, non esiste 10.000 come corrispondente inglese del nostro 10.000, ma esistono invece, come è fatto, da cosa è fatto il numero 10.000? Da 10 migliaia, e quindi sarà 10.000 sarà 10.000. Scusate, ma ho difficoltà a scrivere sul foglio anche perché sto esaurendo. Allora, spero che sia comprensibile, mi avvicino un po'. 10.000, pensiamo che non sono altro che 10 migliaia, e quindi sarà 10.000. Ecco, una cosa interessante da dire, ho detto 10.000 e non 10.000s, cioè non sono, cioè è invariato, migliaia sono sempre thousand, anche al plurale, quindi 10.000 vuol dire 10.000, o per meglio dire 10 migliaia, e così via, fino ad arrivare a, ecco, 100.000, per esempio. 100.000 sono, cosa sono 100.000? Sono nient'altro che 100 migliaia, e quindi sarà 100,000, cioè 100 migliaia, 100.000, 100 migliaia. Siamo un po' più, diciamo, agevolati, cioè non dobbiamo entrare nel merito della costruzione di queste serie, riflettendo su cosa compongono questi numeri, come questi numeri sono composti, quando arriviamo per esempio al milione. Il milione è esattamente come lo scriviamo, pronunciamo noi, un milione, 1 million, 1 million, e quindi si può proseguire, in questo caso si può tranquillamente dire all'infinito. Ecco, è stato un discorso un po', una trattazione un po', come dire, lunga, forse un po' faticosa, forse da parte mia ho qualche difficoltà a far vedere, io spero che abbiate preso nota, comunque al limite possiamo poi la prossima volta fare un velocissimo ripasso del ripasso, e abbiamo dedicato un po' più di tempo a questo perché è importante. Ci serve in tante cose padroneggiare le serie numeriche, non fosse altro per esempio anche solo per costruire la data, le date. Noi siamo nell'anno 2020, possiamo anche dirlo in maniera molto schematica, 2020, come dicono soprattutto gli americani, 2020, oppure possiamo ricordarci che è 2020, quindi 2020, ricordandoci che è 2020. Ecco, ci può servire per tante cose. Una dei punti a cui accennavo prima è per esempio, quando chiediamo il prezzo di qualcosa. Pensiamo al libro. How much is it? How much is this book? Beh, how much is this book? Chiediamo. E evidentemente è importante saper captare quello che il negoziante ci risponde. Se ci chiede, come dicevamo prima, che so, 14 pounds, è un conto. Se ce ne chiede invece 40 pounds, è un altro. Speriamo che di fronte ad un errore da parte nostra, in cui il negoziante vede che stiamo tirando fuori 40 sterline, dica no, stop,
this book is for only 14 pounds, e così via. Bene, abbiamo appena il tempo probabilmente per accennare a quelli che sono non più i numeri cardinali, cioè 1, 2, 3, 4, come dire, come ho detto ci ritorneremo, ma i numeri ordinali, e in italiano, così come in inglese, i numeri ordinali sono quelli che esprimono una posizione all'interno di una serie. Facciamo un esempio pratico per ricordarci. Allora, numero cardinale 1, 2, 3, numeri ordinali sono primo, secondo, terzo, quarto, quinto e così via. Allora, come vi ho detto, il tempo sta scarseggiando, facciamo solo un accenno veloce e ci dovremo ritornare, perché ci sono alcune particolarità, o per meglio dire, ci sono alcune peculiarità rispetto all'italiano che però, anziché pensare che ci creino ulteriori difficoltà quando dall'italiano dovremo passare all'inglese, secondo me, è comunque una cosa oggettiva, la vita ce la semplificano. Mi spiego meglio. Le difficoltà, o per meglio dire, le assonanze con l'italiano, terminano dopo i primi tre numeri. Mi spiego. Se io devo dire, per esempio, il... purtroppo ho proprio finito la penna. Me ne procurerò un'altra. Allora, io dico per esempio il primo. Il primo. Il primo sarà in inglese the, ci ricordiamo l'articolo determinativo, il, the first. First è la posizione che corrisponde al numero 1, the first, e si dice senza prendere a prestito, si traduce senza prendere a prestito il numero 1, però è solo per quanto riguarda il primo numero ordinale. Per quanto riguarda invece il secondo, noi dobbiamo tradurre il secondo. Le cose sono più semplici. Il secondo è the second. Anche come assonanza riusciamo a entrare in sintonia. The second. The second, il secondo. Ah, ecco, scusate questo, questo volo un po' pindarico. The second, voi vi ricordate che la regina Elisabetta, alla quale fa riferimento la sigla iniziale che ho trovato, che è il, l'inno nazionale britannico, The Queen, è, il suo nome è Queen Elizabeth the Second. Viene scritta così, e abbiamo, stiamo superando i tempi, ma ritorneremo su questo punto. Concludo soltanto parlando della regina Elisabetta. Ecco, normalmente il suo nome viene scritto così, Queen Elizabeth, con il numero 2 in cifre romane. Viene pronunciato invece Queen Elizabeth the Second. The Second Queen named Elizabeth. Cosa ho detto? Ho detto che questa di cui stiamo parlando, l'attuale regina, è la seconda, ecco, la costruzione inglese viene fatta in questo modo, è la seconda, e da intendersi come la seconda regina, che è chiamata Elisabetta, Elizabeth.
perché ci ricordiamo che la regina, forse molto famosa, cioè senz'altro famosa, perché ha avuto una vita molto avventurosa sul piano politico, militare anche, era la famosa Queen Elizabeth the First, vissuta secoli prima della sua omonima attuale, era la regina Elisabetta I, the Queen Elizabeth the First. L'attuale regina è Queen Elizabeth the Second. Quindi in realtà viene, diciamo, tradotto questo numero ordinale pensando al nome della regina, poi del nobile, quello che è, seguono questa numerazione, impostando le cose come se si dovesse dire che la regina in questo caso è la seconda regina che si chiama Elizabeth e così via, ma può servire anche, che so, per i nomi dei pontefici e tutt'altro. Scusate, ho preso questa deviazione perché mi sembrava interessante farlo notare. Purtroppo, vi chiedo scusa, ma il tempo a nostra disposizione è scaduto. Vi devo soltanto, vi ringrazio naturalmente per l'attenzione che avrete voluto dedicarmi e spero che sia stato interessante quello di cui abbiamo parlato. Ci ritorneremo perché, ripeto, stiamo imparando pezzettini, mini ripasso. Ci ricordiamo di averli già trattati in precedenza, di averli visti, però è utile andarli a rimarcare. Perché? Perché l'obiettivo di questo mini ripasso, così come dei corsi che all'Uni3 abbiamo fatto e speriamo di poter riprendere presto ad erogare, è arrivare ad avere una certa autonomia per quanto riguarda il colloquio con persone, sia di madrelingua sia non di madrelingua, ma in situazioni in cui l'inglese è un veicolo per rapportarci con gli altri. Detto questo, mi rimane soltanto da, oltre che ringraziarvi per l'attenzione, invitarvi a seguire alle ore 18, sempre di oggi, l'associazione Magic Dancing che vi proporrà la lezione di GAG. Quindi ore 18, GAG, Magic Dancing. See you next week. Ciao.